Buon pomeriggio cari amici di Orizzonte Scuola TV, siamo in diretta oggi venerdì 8 luglio, un nuovo appuntamento con Question Time, con la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte Scuola. Oggi è un altro appuntamento importante per quanto riguarda le graduatorie per le supplenze. L'aggiornamento, il primo inserimento si è concluso il 31 maggio, come sapete, ma le operazioni ancora continuano. Oggi, da venerdì 8 luglio fino a giovedì 21 luglio, è aperta su istanze online la finestra utile per coloro che si sono inseriti nelle GPS, proprio entro fine maggio, con riserva, in attesa quindi di conseguire l'abilitazione e la specializzazione sul sostegno. Quindi è una procedura molto importante questa, attesa. Capiremo adesso quali passaggi fare. Ci sarà fra pochissimo con noi Roberta Vannini, segretaria generale della Will Scuola Campania, ormai un volto conosciuto per voi di Question Time. Cercheremo appunto passo passo di capire come fare la domanda che vi annuncio sarà tramite istanze online. Questo è l'unico spoiler che vi faccio. Poi capiremo con Roberta come inoltrare la domanda. Questo tutorial lo potete vedere in onda su Facebook, sulla nostra pagina ufficiale, sul nostro canale YouTube, oltre che sul nostro sito www.orizzontescuola.it. Ovviamente prima ci sarà la guida, quindi darò la parola a Roberta e poi vedremo verso la fine di fare anche uno spazio dedicato alle domande, alle vostre domande, quindi con le risposte in tempo reale. Prima appunto che me lo dimentico, il tutorial lo potete rivedere on demand sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. C'è proprio una sezione dedicata chiamata GPS 2022. Finito questo, allora do il benvenuto a Roberta Vannini della Will Scuola Campania. Buon pomeriggio, Roberta. Bentrovato Andrea e bentrovati a tutti i nostri spettatori, come si dice in questo caso? Telespettatori, picci Telespettatori, spettatori, non lo sappiamo, vabbè, tutti quelli mi che sono, chiamiamo in qualche tutti modo. quelli che sono collegati. Benissimo, allora, sono tante le domande, ma prima partiamo col tutorial, quindi Sì, voglio soltanto dire una cosa, vai. Andrea, in prima battuta. Allora, innanzitutto, stiamo ricevendo, quindi immagino che tutti stiano ricevendo, oltre noi della Campania, un po' in tutta Italia, un po' tutte le organizzazioni sindacali, molte domande e richieste da parte di persone che non devono fare nulla. Nel senso, chi è che deve avviare questo tipo di procedure che si sono aperte con questa nota, esattamente la 24.978 del 30 giugno? Non tutti quelli che si sono inseriti in GAE o tutti quelli che si sono inseriti in GPS. Questo è il primo punto da chiarire. E infatti, Perché? Perché, Roberta, dimmi. c'è proprio questa domanda, ecco, riguarda solo il sostegno, ecco, appunto, specifichiamolo. Allora, ok Luca, ti rispondo subito. Allora, questa procedura non interessa soltanto il sostegno, interessa anche il sostegno, o meglio, interessa tutti quei candidati che erano in GAE, quindi graduatoria ad esaurimento, e che nel frattempo hanno conseguito il titolo di sostegno e lo hanno inserito con riserva in quanto lo dovevano conseguire entro il 15 luglio. Quindi queste persone che si sono inserite con riserva, se hanno conseguito il titolo di sostegno entro il 15 luglio, possono sciogliere questa riserva. La procedura si è aperta già il 1 luglio e hanno tempo fino al 16 luglio per poter sciogliere questa riserva. Quindi questo è un gruppo di persone, quindi persone che sono in GAE, che hanno frequentato il corso di TFA per il sostegno e che adesso devono sciogliere la riserva e quindi inserirsi pleno iure nella prima fascia, scusatemi, nella GAE con il titolo di sostegno. Poi abbiamo tutti quelli che sono in GPS, quindi graduatoria provinciali per le supplenze, che allo stesso modo hanno richiesto di inserirsi in prima fascia con il titolo di sostegno, entro, perché lo hanno conseguito entro il 20 luglio, tant'è vero che la procedura tende
termina il 21 luglio, il giorno dopo questa data del 20 luglio. E quindi questo per quanto riguarda il sostegno. Ma possono sciogliere la riserva anche tutti quelli che entro il 31 maggio del 2022, quindi data di scadenza delle GPS, non avevano ancora acquisito un punteggio totale o i famosi 12 punti, che sono il massimo che si può acquisire in un anno, o 8 punti, cioè, che avevano un servizio che gli dava la possibilità, se protratto nel tempo, di avere un peso ponderale più grande. Quindi, esempio, una persona che aveva un servizio, pensiamolo, a decorrere da almeno il 1º febbraio fino al termine degli scrutini, ha dovuto inserire non solo che prestava il servizio almeno dal 1º febbraio fino al termine degli scrutini, ma il sistema le chiedeva, gli diceva pure: allora tu non terminerai il tuo servizio entro il 31 maggio, che era la scadenza delle GPS, continuerai anche dopo, e quindi dovrai sciogliere la riserva. Per queste persone è arrivato il momento di sciogliere la riserva, ovvero di dire al sistema: guarda che io ti ho detto che avrei continuato il mio servizio entro il 31, dopo il 31 maggio, ed effettivamente l'ho fatto, quindi lo vado a convalidare. Altre persone che sono interessate a questa procedura sono quelli che hanno acquisito una laurea in scienze della formazione primaria, quindi si inseriscono in infanzia o primaria, e quindi non avevano ancora il titolo, non avevano ancora la laurea. Anzi, a proposito di questo, vi devo dire, non so se si è già sistemata la piattaforma. Abbiamo segnalato attraverso il nostro segretario nazionale Paolo Pizzo, che voi conoscete benissimo, che il sistema adesso, l'8 luglio, oggi 8 luglio, almeno fino a un'oretta fa, non permetteva a coloro che si sono laureati in scienze della formazione primaria di inserire anche l'acquisizione dell'abilitazione che gli permette di insegnare la lingua inglese nella scuola primaria. Non so se nel frattempo la procedura si è avviata, abbiamo segnalato. Altro problema, altra categoria, altro gruppo di persone che possono scegliere le riserve sono quelli che prima del 31 maggio erano in procinto di partecipare, quindi stavano partecipando a una procedura concorsuale, magari avevano superato la prova scritta, concorso ordinario, e dovevano effettuare la prova, sostenere la prova orale. Queste persone, anche loro, possono sciogliere la riserva, però c'è un ma, che io personalmente, come segretario generale della Guscuola Campania, ho segnalato proprio poco fa all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e al direttore dell'AT di Napoli, perché si interessa lei delle procedure concorsuali. Perché? Perché l'ordinanza ministeriale, la 112 del 2022, dice che possono inserirsi pleno iure, quindi con tutti i diritti in prima fascia, quelli che hanno partecipato a una procedura concorsuale e per la quale è stata già pubblicata la graduatoria. Ora in Campania, e penso un po' anche in altre regioni, molte persone hanno terminato tutte le prove, hanno anche presentato i titoli, però la graduatoria non è stata ancora emessa, pubblicata. E quindi queste persone, se non si pubblica la graduatoria, non possono sciogliere questa riserva e quindi non possono stare in prima fascia. Io mi auguro che, se io ho consigliato a tutti, noi abbiamo consigliato a tutti come Wiscuola di effettuare l'inserimento sia in prima fascia con riserva che in seconda fascia, perché se questi ragazzi hanno, che molto spesso non sono neanche tanto ragazzi, non si sono inseriti anche in seconda fascia con la certezza di avere questo inserimento pleno iure in prima fascia, rimangono fuori per quest'anno. E si potranno inserire solo fra un anno nella graduatoria aggiuntiva. Quindi
Sono queste le persone che devono effettuare questo tipo di procedure. Le persone che hanno inserito, che non hanno il titolo di sostegno, che non hanno conseguito nessun'altra abilitazione, che non hanno inserito un titolo di servizio dopo il 31 maggio, devono stare tranquille, non devono fare nulla. Nulla, nulla, nulla. Io per rispondere alle varie esigenze ho sollecitato tre poverine, tre ragazze che saluto e ringrazio perché si sono messe a disposizione mia e di Orizzonte Scuola, perché io non sono nella condizione, anche se sono iscritta in GPS, come vi ho fatto vedere parecchie volte. Non, anche se sono di volo, non ho niente da sciogliere, se non i miei pensieri, diciamo, ma normalmente di queste cose non devo sciogliere nulla. Allora ho chiesto loro di venirmi incontro e di offrirmi le loro password per potervi mostrare come fare. Quindi cominceremo con una docente che è presente in GAE, Rosi, che ci dà il permesso. Voglio far entro prima e poi vi mostro la procedura. Roberta, prima, ecco, noi magari se vuoi possiamo anche chiudere in questo momento, anche togliere la tua immagine nel frattempo, per permettere anche l'accesso all'immagine. Ecco, nel frattempo dico ai nostri utenti che ci stanno mandando delle domande che appunto ribadisco che dopo il video tutorial di Roberta Vannini ci sarà spazio per le vostre domande. Quindi diciamo evitate magari di fare sempre le stesse domande o comunque di farne altre. Ascoltiamo adesso la guida passo dopo passo di Roberta e poi ci sarà anche spazio per una ventina di minuti delle domande. Quindi è giusto anche precisarlo, ne stanno arrivando già diverse, molte sono anche dello stesso tenore, riguardante anche appunto la questione del concorso e della pubblicazione delle graduatorie, ma questo poi vedremo con Roberta. Intanto vedo appunto che la nostra sindacalista sta cercando appunto di entrare, credo che ci sia riuscita. Ecco qua, possiamo ritornare. Allora, Benissimo, ecco qua. ringrazio nel frattempo Rosanna. Come vedete, le Ecco, Roberta, finestre. perdonami, puoi Dimmi. ripetere cosa stiamo facendo in questo momento, per Allora, favore? adesso Cosa stai facendo? stiamo sciogliendo la riserva di Rosanna, in questo caso, che è una docente presente in GAE, che ha acquisito nel frattempo il titolo di sostegno, quindi deve sciogliere la riserva. Come vedete, le finestre sono diverse, ok? Sono diverse. Per esempio, vedete GPS istanza confermo servizio prestato, non è il caso di Rosanna, perché non le ho fatto inserire un servizio dopo la scadenza. Questo riguarda IATA, la dichiarazione dei servizi non ci interessa, il modello B è l'inserimento delle scuole nelle graduatorie di istituto di prima fascia, quindi quelle che erano in prima fascia. Questa invece è GPS, istanza di scioglimento, riserva, abilitazione e specializzazione per quelli che sono in GPS, lo faremo dopo con un'altra persona che si è messa a disposizione. Il caso di Rosi è questo, riguarda questa ultima finestra. Come leggete, GAE, istanza, scioglimento, riserva per conseguimento, titolo, specializzazione di sostegno. Quindi che cosa ha fatto Rosi? Rosi è una docente che è in GAE, pieno titolo, lei è in GAE da tanto tempo, però nel frattempo ha acquisito una specializzazione sul sostegno. Lo abbiamo inserito a tempo debito e adesso dobbiamo sciogliere la riserva affinché lei sia in graduatoria pleno iure. Vado alla compilazione, accedo, seleziono la provincia, naturalmente nel suo caso Napoli, avanti. Roberta, perdonami, Dimmi. potresti aumentare lo schermo? Cioè, potresti magari metterlo a schermo intero? Ci chiedono appunto questo i nostri Sono a utenti. schermo intero però, eh? Va bene, perfetto, continua allora. Magari possiamo saltare perché. Ok, allora, Vai, vai. come vedete, tipologia di sostegno psicofisico, azioni disponibili,
Questa è la tipologia del sostegno, questo è il decreto ministeriale attraverso il quale la collega ha acquisito questo TFA di sostegno, semplicemente conseguito quando lei l'ha conseguito il 7/7/2022, quindi ieri, presso, dove l'ha conseguito? Presso l'UNISOB, l'Università di Solo Strada Benincasa di Napoli. Quindi modifica e vedete semplicemente inoltre. Non c'è richiesto nemmeno quel famoso conferma, neanche quel famoso codice personale, quello che vi dico sempre, che molto spesso è un problema, vi uscirà un PDF. Ragazzi, fate attenzione a questo PDF, conservatelo, controllate che sia in archivio e controllate che vi sia arrivata anche la mail in cui vi dice che avete inviato la procedura, che avete inviato il modello secondo la modalità che dovevate svolgere. Come vedete, qui ci sono i dati della signora che non voglio dirvi, e poi qui abbiamo titolo di specializzazione. La signora ha dichiarato che ha acquisito tipologia di sostegno psicofisico con questo decreto ministeriale, la data del conseguimento 7 luglio presso l'UNISOB. Questa collega sarà inserita a pieno titolo nelle GAE, non in coda, ma a pettine. Questa è anche un'altra cosa che dobbiamo dire. Quindi saranno inseriti a pettine, quindi secondo il punteggio che hanno, non in coda alla graduatoria. E questa è la prima procedura. Ok? Adesso, se vogliamo continuare, io vado a utilizzare un altro browser, che questo è pure un altro problema che ci dà Istanze Online, perché anche se io chiudo il browser della collega di prima, se rientro con un altro speed, il sistema mi fa sempre entrare nella pagina della collega Rosanna. E questo è un altro problema di Istanze Online che ci fa impazzire, tant'è vero che io certe volte spengo il computer e lo riaccendo. Quindi ecco qua, Potremmo fare allora una io puntata ecco. di alfabetizzazione digitale, ho capito. No, Dovremmo potremmo fare una. fare. Ma dopo faremo tutta questa. Io penso che arriveremo dopo Ferragosto, Andrea, che faremo una puntata su come siamo sopravvissuti a tutte queste procedure che sono state fatte in questi mesi, perché è quelle che si Probabilmente. faranno, solo se penso ai 150 preferenze. Guarda. Ok, allora chiedo Vai. adesso a Narita. Diciamo, Roberta, Quindi. ad onor del vero, appunto, ci dicono appunto che c'è la possibilità, magari ti può essere anche utile per te, magari anche cancellare la cache, magari appunto Cancellando la cache, lo so, l'ho fatto, ma forse non sono brava io. No, funziona C'è così. un mondo, Ecco, cioè cosa mi servono, benissimo. capito? Quindi preferisco fare, lo so. Abbiamo, Quindi devo cancellare scusami, Roberta, abbiamo un po' di problema con l'audio. la cache. Mi sentite Prova, ecco, prova un'altra adesso? volta. Pronto? Prova. Forse conviene togliere le cuffie perché non Ok, è perfetto. bello. Mi sentite meglio adesso? Sentite? No, l'audio adesso è un po' brutto. Dobbiamo un attimo sistemarlo, ecco, un attimo che c'è un problema appunto con l'audio e quindi dobbiamo cercare di risolverlo. Prova un'altra volta, Roberta. Se puoi, diciamo, entrare e riuscire nuovamente nella piattaforma, per favore. Così cerchiamo di migliorare. Ok. Allora, lascio lo studio. Sì. Ecco, scusate, appunto, c'è anche questo, purtroppo qualche piccolo problema di connessione. Abbiamo poi appunto anche i nostri colleghi che ci stanno ovviamente aiutando nella compilazione della domanda. Appunto c'è Arianna, c'è Giuseppe, c'è anche appunto Andrea che sto vedendo, ci stanno dando utili suggerimenti. Li ringrazio. Ecco, Roberta. Mi senti adesso? Adesso ti sentiamo, benissimo, possiamo continuare.
Ok, vediamo se mi danno l'ok per entrare nella procedura. Vediamo un appunto attimo. Andrea ci dice il bello della diretta, ecco, in effetti è Certo, anche ma io penso che sta diventando un po' brutto della diretta. vero. Vabbè, però dai, continuiamo. Aspetta un attimo, Vai, vai. sto chiamando questa persona. Vediamo se mi dà l'ok perché sono entrata, ma mi deve dare l'ok lei. Anche questo è un bel problema. Vediamo un Allora, attimo. noi nel frattempo possiamo anche staccare un attimo, tu poi possiamo riprendere dopo, nessun problema. Mentre aspettiamo, se mi la chiamo un attimo, se mi risponde, se abbiamo bisogno di qualcuno che ci può fare qualche domanda. Benissimo, noi nel frattempo appunto possiamo fare una cosa. Allora, per quanto riguarda appunto ecco, come abbiamo potuto vedere, ad esempio Laura ci scrive appunto proprio sopravvissuti, ecco, diceva Roberta la questione riguardante tutte queste procedure. Ecco, sì, in effetti abbiamo iniziato a maggio con le GPS, abbiamo proseguito poi adesso con lo scioglimento della riserva e poi ci sarà evidentemente la più atteso di tutti, no? Il momento più atteso. Ed è quello che riguarda poi le 150 preferenze, probabilmente sarà alla fine di luglio e anche in quel caso ci sarà sicuramente un video tutorial. Roberta, ci siamo riusciti? Possiamo continuare? Vai con l'audio. Devi riattivare l'audio. Eccomi Benissimo. adesso qui, okay, aspetta un attimo. Allora, adesso vi condivido lo schermo. Per quanto riguarda le 150 preferenze, sto sentendo delle date che non mi piacciono, perché qualcuno parla di 13 agosto. E Come sinceramente, spero che non sia così, vi prego, veramente. Allora, nel possiamo caso. fare un falò? Possiamo fare un falò di Ferragosto con tutte le domande al massimo? Cioè, ci possiamo vedere tutti insieme il 14 agosto alle 23:55, no? Per fare uno speciale, ma credo che poi dopo questo potremmo pure chiudere. Prego, Roberta. La notte bianca. Allora, nel caso di Anna Rita si trova in una situazione diversa. Lei non è in GAE, è in GPS, quindi andiamo nella finestra che è sopra, che fa riferimento alle GPS. Diciamo che non si può sbagliare, perché se la persona non rientra in una di queste fattispecie, il sistema le dirà che non rientra, che non ha le caratteristiche per poter procedere. Ok? Roberta, scusami, quindi noi ora in questo momento, dopo quella delle GAE, stiamo facendo. GPS per lo scioglimento del titolo, della riserva del titolo di sostegno. Ecco, perfetto, vai. Nel caso di Anna Rita ha presentato la sua domanda GPS, quindi la domanda che ha presentato entro il 31 maggio, l'ha presentata a Reggio Emilia, come vedete, provincia alla quale inoltrare la domanda. Cioè il sistema mi dà in automatico la provincia in cui lei ha presentato le GPS, non me ne dà un'altra. Ok? Avanti. Ci sono tutti i dati, andiamo avanti. Ok, come vedete, in questo caso la domanda è un po' più articolata, non complessa perché alla fine è comunque semplice. Ci sono gli allegati. Perché ci sono gli allegati? Ve lo faccio vedere. Non riguarda tutti, cioè quelli che hanno conseguito il titolo di specializzazione su sostegno in Italia non devono fare nulla. Quelli che hanno conseguito il titolo di servizio in Italia non devono fare nulla. Scusate, in Italia non devono fare nulla. Qui devono inserire eventualmente chi, ai sensi dell'articolo 7,12 dell'ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020, è necessario allegare in un unico file di tipo PDF o ZIP, all'interno del quale devono essere riportati esclusivamente i seguenti documenti: titolo di studio conseguito all'estero, quindi ho conseguito o una specializzazione su sostegno all'estero o un'abilitazione all'estero, dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, servizio di insegnamento prestato nei paesi dell'Unione Europea. Quindi chi si trova in una di queste tre situazioni dovrà anche inserire il file, un file o in PDF
in VIP. Nel caso di Anna Rita, che ha acquisito la specializzazione sul sostegno, l'ha acquisita in Italia, non deve assolutamente allegare nulla, perché già tutto quello che basta la sua dichiarazione, che naturalmente ha valore a tutti, per quanto riguarda a tutti i livelli di legge. Come vedete, quando io apro la sua finestra, mi dice graduatorie provinciali d'istituto per le supplenze su posto di sostegno prima fascia, quindi riferimento alla tab 7. Vi ricordate c'era la tab 1, tab 2, tab 3, tab 4 per il sostegno prima fascia, quindi quelli che avevano o stavano acquisendo un titolo di sostegno si inserivano in tab 7, mentre quelli che avevano almeno 3 anni di servizio su sostegno, pur non avendo il titolo, si inserivano in tab 8. Nel caso di Anna Rita, non avendo ancora acquisito il titolo, come vedete c'è questo alert rosso, insomma, dove dice graduatoria inclusa con riserva, perché lei non aveva ancora il titolo. Quindi che facciamo? Azioni disponibili, modifica, e mi dice che lei dichiarazione conseguimento specializzazione dopo il termine di presentazione domanda, ma entro il 20 luglio. Lei all'epoca aveva fatto questa dichiarazione, aveva dichiarato che non aveva attualmente il titolo di specializzazione sul sostegno, ma che lo avrebbe acquisito entro il 20 luglio. Quindi, e poi faceva un'altra dichiarazione, diceva l'aspirante si impegna a comunicare l'avvenuto conseguimento della specializzazione entro il termine del 20 luglio al competente ufficio provinciale al fine dello scioglimento della riserva. Questo è quello che ha dichiarato prima del 31 maggio. Ora, naturalmente, questa cosa va cambiata. Quindi, che faccio? Modifica. Modifica. Lei adesso ha acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno. Quindi, vado a flaggare questo pallino. Vedete come ho flaggato questo pallino? Mi è sparito il flag, la dichiarazione del conseguimento, e mi si apre tutta una finestra. In questa finestra, che cosa devo fare? Data del conseguimento del titolo. Nel caso di Anna Rita, il titolo l'ha conseguito il 27 giugno 2022. Dove l'ha conseguito? L'ha conseguito presso l'Università degli Studi di Firenze. Con quanto l'ha conseguito? L'ha conseguito con 29 su 30. Questo è stato un po' caini, un po' cattivi, le potevano mettere 30 su 30. Attenzione a non fleggare questo. Questo quadratino, già ve l'ho detto l'altra volta quando abbiamo fatto il tutorial. Scusami, Roberta, mi dicono che appunto non si vede cosa stai cliccando, quindi se è possibile appunto rifare questa procedura che hai fatto prima. Allora, torniamo indietro, ok? Torno Sì. indietro. Allora, abbiamo detto, lei entra graduatoria inclusa con riserva. Azioni disponibili. Io non lo so, Andrea, perché io ho lo schermo intero. Vai, 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 ma tu comunque vai. Ok, come vedete, questa era la sua dichiarazione. Vedi, c'è scritto dichiarazione, conseguimento, specializzazione dopo il termine di presentazione domanda, ma entro il 20 luglio. E poi aveva fleggato, c'era questa spunta qui, dove diceva che lei si impegnava a comunicare entro il 20 luglio all'ufficio provinciale che doveva sciogliere la riserva in quanto il titolo l'aveva conseguito. Quindi io cosa faccio adesso? Non devo più andare avanti con questo pallino, ma devo andare qui nella prima possibilità, primo rigo, dove dice titolo di specializzazione su sostegno sullo specifico grado. Perché? Perché Anna Rita questo titolo di specializzazione su sostegno l'ha conseguito in Italia. Se l'avesse conseguito all'estero, avrebbe dovuto spuntare la seconda voce. E poi, come ho detto prima, avrebbe dovuto inserire un allegato secondo la procedura che vi ho fatto vedere prima. Quindi, come flaggo qui, metto il mio cursore su questo pallino, mi si elimina il pallino della dichiarazione di conseguimento entro il 20 luglio e mi si apre una finestra.
In questa finestra c'è scritto data conseguimento. Quando ha conseguito questo titolo Anna Rita? Nel caso di Anna Rita l'ha conseguito il 27 giugno. Quindi io scrivo 27 giugno 2022. Dove l'ha conseguito? Università degli Studi di Firenze. Nel caso di Anna Rita, con quanto lo ha acquisito? L'ha acquisito con 29 su 30. Attenzione, non c'è bisogno di convertirlo voi in centesimi. Qualsiasi valutazione che voi inserite, qualsiasi essa sia, il sistema in automatico vi fa il rapporto a 100. Tant'è vero che il 29 su 30 di Anna Rita è stato trasformato nell'immediato dal sistema in 97 centesimi. Quello che dicevo prima è di non fleggare questo quadratino. Chi è che utilizza questo quadratino? Quelli che non hanno una valutazione numerica da poter inserire in questo punto e quindi si chiedono di avvalersi del punteggio di 8 punti, che naturalmente chi ha il punteggio non conviene fleggare qui, quindi qui non dovete fare nulla per cortesia, perché il sistema non vi dà l'alert, vi fa fare tutte e due le cose, quindi mettete il punteggio e basta. Dopodiché, nella sezione A2 dice dettaglio titolo di accesso alla graduatoria e ci sono due possibilità. Percorso di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva a numero programmato o nessuna selezione. Nel caso di Anna Rita io fleggo il primo rigo della sezione A2 e faccio modifica. Come vedete, adesso quella dicitura rossa che c'era sotto la graduatoria provinciale non c'è più. Molti mi hanno chiamato e mi hanno detto: Roberta, ma una volta che la sciolgo non trovo il tasto invia, inoltre, veramente. Dovete andare indietro. Tasto indietro, c'è scritto inoltre. Vedete? Inoltre. Vuoi inoltrare la domanda? Conferma. E come vedete, mi si apre il PDF e mi si dice che Anna Rita ha sciolto la riserva, quindi si trova a pieno titolo nella graduatoria di prima fascia per chi possiede il titolo di sostegno per la scuola primaria nel suo caso, con 29 su 30, che rapportato a 100 è pari a 97 centesimi. Quando lo ha conseguito? Il 27 giugno 2022. Dove l'ha conseguito? Presso l'Università degli Studi di Firenze. Ok? Conservate questo PDF. Sicuramente lo trovate anche in archivio. Accertatevi di aver ricevuto anche la mail, perché mi è arrivata proprio stamattina una segnalazione di una persona che è in GAE a Roma, che però ha in archivio la domanda GAE. All'epoca, da quello che mi è stato riferito, vi racconto quello che mi è stato riferito, non ha ricevuto la mail in cui confermava l'avvenuto inoltro della domanda e non si ritrova nelle graduatorie di Roma. Deve sciogliere il servizio, deve sciogliere la riserva e non lo può fare in quanto il sistema le dice che non ha i requisiti per poterlo fare. Quindi questo è un altro problema che stiamo affrontando in questi giorni. Non so quante persone si troveranno in questa condizione, però accade pure questo. Ora potremmo. L'hai tenuta per ultima perché molto attesa. Ora dobbiamo verificare la questione dobbiamo far vedere come fare per sciogliere la riserva per il titolo di servizio. Quindi richiedo a Rita, la mia terza vittima di stamattina, di oggi, che gentilmente mi darà l'ok con le sue password. Un attimo solamente, in modo da poter Benissimo. entrare.
da poter entrare. Aspettate, sarà tutta una cosa certosina, quindi per poter fare questo Noi nel frattempo sì. ti mettiamo, come dire, in background, così permettiamo appunto di fare questa operazione nel massimo della privacy. È giusto farlo. Ecco, appunto, ci chiedono di fare anche della questione riguardante il concorso, no? Appunto per il concorso ordinario, e lo faremo fra poco. È un question time, anzi un video tutorial molto atteso. Dimmi tu, Roberta, quando possiamo poi ritornare in onda con te, così rifarlo. Quindi noi nel frattempo andiamo avanti, stiamo vedendo appunto un po' di domande. Ecco, appunto Paolo ci dice: non state spiegando lo scioglimento per il concorso ordinario che interessa la maggior parte. Ecco, capiamo la tua attesa, Paolo, però come si dice, c'è anche il bello della diretta e dobbiamo, come si fa in un film, non mettere tutto subito, ma cercare un po' di farvi stare, no, collegati e incollati allo schermo. Quindi cerchiamo appunto di tenere anche l'attesa. Da questo punto di vista sappiamo appunto che è una questione molto, molto, come dire, attesa. Scusate il gioco di parole, la ripetizione. Allora, intanto appunto vi dico che c'è tempo fino al 21, vi riepilogo le date: dall'8 luglio, quindi da oggi, fino al 21 di luglio. Poi c'è attesa appunto per l'altra possibilità, che è quella che riguarda le 150 preferenze. Leggevo prima una domanda che se si deve fare contemporaneamente. In realtà no, ci sarà un'altra procedura, ci sarà un'altra data per farlo. Roberta parlava appunto di metà agosto. Noi ci auguriamo tutti che possa essere magari i primi di agosto, quindi permetterci di riposarci quei giorni di Ferragosto, anche se comunque forse è possibile che non ci sia questa possibilità, ma Roberta sarà sicuramente attiva con noi il 14 agosto per un speciale question time. Ci siamo, Roberta? Andrea, scusa, Possiamo? Benissimo. ci siamo, però non so chi ti richiedeva del concorso. Io in questo momento non ho le credenziali di nessuno deve sciogliere la riserva del concorso. Quindi se queste persone interessate mi inviano le loro credenziali e sono disponibili, lo facciamo insieme in diretta. Io adesso faccio vedere lo scioglimento. Sì, non è un problema, ti posso dare il mio numero di telefono senza problemi, anzi me lo possono inviare su Messenger oppure glielo posso dire in diretta, tanto è pubblico, sa, è su tutti i siti dei nostri siti della Will School Campania, in modo che lo scegliamo, facciamo anche quest'altra procedura. Io nel frattempo faccio vedere come fare per quanto riguarda lo scioglimento del titolo di riserva per il titolo di servizio, per i Ecco, servizi, questo è il ok? servizio. Poi, ok, Vai, vai. vediamo un attimo, sono a vostra Hai disposizione, quindi... sorpreso pure me, proprio siamo nel bello No. della diretta. Ci sono segnalazioni, ecco appunto Francesca Maria Chiara dice: io sono disponibile, se mi dite come fare. Allora, evidentemente cerchiamo di contattare magari tramite Facebook Roberta Vannini, magari. Mando il numero di telefono, mi mando un messaggino su WhatsApp, e lo facciamo senza problemi. Francesca, aspetto un tuo messaggino su Messenger, ok? Allora, nel caso di... la vedete? Mi vedi, Andrea? Sì, adesso lo vediamo. Allora, guardate, stamattina, altro problema, qualcuno che doveva sciogliere i titoli di servizio, che poi tra l'altro non li doveva nemmeno sciogliere, tra l'altro si trovava in America, quindi non vi dico. Mi ha chiamato su WhatsApp e mi dice: Roberta, ho fatto la dichiarazione dei servizi, quindi cosa aveva? Ma non mi trovo il periodo, perché invece di utilizzare la finestra adatta, che è questa, in ordine alla seconda, GPS istanza conferma servizio prestato, era entrata in questa finestra qua. Dichiarazione servizi, vai alla compilazione. Non è questa la finestra che dovete usare. Questa finestra serve per tutti coloro che, stanno
si trovano sono di ruolo, per esempio, e devono fare la dichiarazione dei servizi di tutti gli anni di pre-ruolo ai fini anche della ricostruzione di carriera. Quindi le persone che devono sciogliere la riserva per il titolo di scusate, titolo di servizio perché hanno inserito nella domanda entro il 31 maggio un servizio che andava oltre il 31 maggio, non devono andare qui, dichiarazione servizi, ma devono andare qui, che in ordine è la seconda finestra. GPS stanza conferma servizio prestato. Vai alla compilazione, molto semplicemente, accedi. Lei si trova a Salerno, vado avanti, avanti. Ecco qua, azioni disponibili, accedi. Scusate, nel frattempo mi chiamano e dobbiamo spegnere. Aspettate un attimo, non spengo Sì, perché. magari può essere. Aspettate. Magari. Ok, ecco qua, come vedete, la signora, nello specifico, deve sciogliere la riserva. Perché? Perché ha messo un servizio che partiva dal 27 3 2022, quindi 27 marzo 2022, e terminava l'8 giugno. Quindi 8 giugno, una data post data di scadenza della chiusura delle GPS, che era il 31 maggio. Ok? Quindi che fa Maria Rita? Maria Rita entra in azioni disponibili, fa modifica, fa conferma servizio. Vedete? Guardate, questa è la sua richiesta di riferita a quest'anno, naturalmente, eh? 27/3/2022, 8 giugno 2022. Cosa aveva fatto? Lei aveva scritto: l'aspirante dichiara di avere un contratto in essere alla data di presentazione della domanda e con data fine successiva al termine di presentazione domanda. E quindi io mi limito, c'è questo quadratino bianco, mi limito, conferma servizio prestato, modifica, ok? Sempre indietro, inoltre. Conferma, e anche in questo caso mi viene elaborato un file in cui mi viene sciolta la riserva e mi si dice che lei effettivamente ha prestato il servizio anche dopo l'8 giugno. Ok? E questa è una cosa facile. Ora vediamo il concorso, verrà a vedere se la collega di prima mi ha inviato qualcosa su Facebook, vi faccio sapere. Evviva la diretta, caramba! Era Francesca. Era Francesca, quindi se Francesca si palesa via Messenger, allora magari riusciamo a fare qualcosa. Vedo un attimo su, altrimenti nello. Intanto Roberta, che cerchiamo di ottimizzare, allora volevo chiederti questo. C'è Maria Elena che chiede: per favore, potete rispiegare la spunta su A2? La spunta 2, cioè le modalità attraverso la quale lei ha acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno, sono due. Aspetta, vediamo un attimo se riprendo la impostazioni. Aspetta, aspetta, vediamo un attimo, download. Eccola qua. Faccio vedere dal file. Sì, noi nel frattempo. Eccola qua. Allora, file che è venuto fuori. Allora, Mi erano sembra due le tu. possibilità. Erano due le possibilità: o nessuna selezione, oppure dettaglio titolo d'accesso, percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato. Io ho semplicemente fleggato dove c'era questa dicitura e non ho fleggato dove c'era nessuna selezione. Ho fatto semplicemente questo, nulla di più e nulla di meno, abbastanza semplice, abbastanza free. Allora, dico alla collega che nel frattempo non si è, non mi ha mandato nessuna messaggio. Io. Possiamo, poss
Attendiamo, attendiamo qualche minuto, noi nel frattempo cerchiamo di rispondere, Roberta, a qualche domanda. Ad esempio, c'è quella di Raffaella, scusa, che dice: si può annullare e rifare entro il 21 luglio se si è sbagliato? Sì, si può sempre annullare l'inoltro e rinviare, però vi prego, fate attenzione, non rimandate, cioè nel senso che se annullate, contestualmente rinviate, perché non vi dico quante persone si sono ritrovate a, nonostante il messaggio del ministero che diceva guarda, tu hai in bozza una domanda ma non l'hai inviata. Non hanno inviato la domanda e la bozza non l'hanno più trovata e quindi Angelo, appunto, Angelo ci Pirelli, passa chiudiamo. il numero di telefono, non è un problema, tante Vi andiamo pubblicazioni. direttamente di contattare direttamente anche su Facebook Roberta Vannini e possiamo direttamente così fare. Allora, guarda, però adesso faccio solo Angelo, perché non vorrei che poi arrivassero tutte le persone. Io posso darvi il mio numero di telefono anche perché, vi ripeto, è pubblico, quindi non è un problema. Allora, facciamo così, Angelo Piga 29, il mio numero, inviami le credenziali, mi farò male, ma proprio tanto male, penso, in questo momento. 366 736 6083. Non è un problema, mi manda le credenziali, mi dà l'ok con l'app, mi deve dire pure quel tipo di speed, se è uno speed post, e proviamo A fare la domanda. aiutare il collega, ok? Allora, intanto che riusciamo a fare quest'operazione, rispondiamo ad Alessandro. Alessandro dice: il voto base di partenza deve considerare anche i titoli più scritte d'orale oppure solo scritte orale? Deve considerare, e quello è il problema, perché devi considerare, per quanto riguarda il concorso, il punteggio che ti è stato attribuito nella graduatoria. Il problema è che molti uffici scolastici non hanno ancora pubblicato le graduatorie. Questa è la questione. Non so se mi spiego. Sì, Dobbiamo. intanto Noi abbiamo. Barbara dice che ti ha inviato un messaggio su Messenger, magari è su messaggi non richiesti perché non è tua amica, quindi ti chiedo magari di controllare nell'altra parte di Messenger. Aspettate. C'è una parte di Messenger che dice richiesta di messaggi, anzi, ecco, richiesta di messaggi. Aspetta, vediamo un attimo se la trovo. Messaggi. Non la trovo. La trovo sempre normalmente, ma non la trovo. Barbara, chiedimi l'amicizia nel frattempo, io così te la concedo e vediamo pure come dobbiamo fare per risolvere questo. Ah, perché forse nel frattempo no, mi sono spento il telefono per evitare, cioè no, ho tolto la linea per evitare le telefonate che vi disturbano. Ecco, sì, anche questo. Come vedete, questa puntata, non so se Ce la sono messa tutta per aiutarvi, non mi dite. finiremo. Infatti, cioè, alla fine della puntata faremo appunto sicuramente una. faremo una statua. Ecco, Barbara dice che non si può chiedere, la richiesta di amicizia. Quindi Non si può siamo. chiedere l'amicizia. Io sono una democratica, io do l'amicizia a tutti, senza la mia l'amicizia chi me la richiede, soprattutto i ragazzi che hanno bisogno d'aiuto. Ecco, Vediamo, me l'ha chiesta? No, ragazzi, rimarrà nella storia questa puntata. Allora, Gabri, sicuramente. allora mi è arrivato la roba di Gabri, ok. Gabri, Benissimo. dammi le credenziali. Ecco, benissimo. Tutto in diretta. Se poi non mi vedete, se poi ecco appunto con tutti questi belli della diretta sta diventando un concorso di bellezza, dice Caterina. Sì, in effetti, se poi non mi vedete da lunedì in onda, evidentemente perché il mio editore ha scelto di licenziarmi. Diciamo che innanzitutto si sta dimostrando di avere una grande empatia per le persone e una grande considerazione delle persone che sono qui in Assolutamente. diretta. Quindi stiamo Assolutamente, facendo una consulenza vera, assolutamente. pratica, per le Ci persone che mancherebbe. hanno bisogno.
Roberta, Altrimenti, però allora. non, cerchiamo appunto di dare anche nel frattempo, non so se tu già ti stai contattando con la collega. Ecco, Abbiamo ancora allora un minuto, cerchiamo. aspetta. Io... Sì, dimmi, ti prendiamo qualche domanda. Ecco, infatti cerchiamo di fare giustamente un questione di chiudere con qualche domanda, poi nel frattempo vediamo se ce la facciamo a fare questa cosa dello scioglimento della riserva per il concorso ordinario, che è sicuramente molto importante, ma come sapete, già Roberta ha avuto la possibilità con delle tre sue colleghe di poterlo fare. Non è un'operazione semplicissima farla così con un video tutorial. Quindi vediamo se riusciamo a organizzarci con la collega. Comunque continuiamo con alcune domande nel frattempo. Avuto, allora mi hanno scritto FC, Pasquale, Olga, penso che dovrò fare un po' di domande dopo più tardi. Vediamo un attimo, Benissimo. ok, nel frattempo sto ricevendo le credenziali, copia. Vediamo un attimo, accedi, entra con Speed, post-it, vediamo di trovarmi. Ok, vediamo un attimo, Allora, tu nel frattempo che fai questa operazione, te la faccio fare con calma e nel rispetto della privacy, e ringraziamo intanto la collega che è riuscita a fornire le credenziali a Roberta. Ecco, intanto vi ricordo appunto che c'è tempo fino al 21 di luglio per presentare per lo scioglimento della riserva, che per tutte le altre ulteriori informazioni c'è anche il nostro sito. Non, oltre alle questioni sindacali, c'è anche il nostro sito www.orizzontescuola.it, c'è una sezione chiedila all'alla, faremo anche la guida per immagini, la conoscete, quindi una guida passo dopo passo, ma questa volta non video, ma direttamente la potete vedere sul nostro sito, guida quindi passo dopo passo con gli screenshot, quindi potete anche rivedere alcune indicazioni che magari vi sono sfuggite nel corso della diretta con Roberta Vannini. Quindi guida per immagini, articoli di approfondimento, la rubrica storica, chiedilo all'alla, quindi potete anche lì mandare le vostre indicazioni, le vostre domande per sciogliere i dubbi in merito alle graduatorie, allo scioglimento della riserva. Roberta, ci siamo? Aspetta, una persona che mi ha inviato le password non erano corrette. Adesso c'è Barbara che mi ha inviato altre password. Vediamo un attimo se riesco a... Benissimo. Benissimo, nel frattempo ripeto che continuiamo, scusate per l'attesa, ma sicuramente sarà ripagata perché se riusciamo a fare questa operazione per il concorso ordinario sarà sicuramente molto ma molto attesa e molto diciamo gradita ai nostri utenti. Io nel frattempo appunto vi dico che per quanto riguarda il concorso c'è appunto una questione riguardante il concorso straordinario bis. Nei prossimi giorni faremo approfondimenti anche su questo, perché c'è anche come dire, la curiosità di capire come si svolgerà questa prova. C'è sul nostro sito un articolo oggi molto interessante in merito allo svolgimento della graduatoria. Ecco, questo giusto per diciamo, mantenere alta l'attenzione. Roberta, non siamo ancora appunto in grado di poter fare la procedura. Allora, noi continuiamo con qualche altra considerazione. Noi nel frattempo appunto vi diciamo, ecco, questo lo possiamo dire, lo mettiamo quindi mettendolo a schermo. Appunto, vi faccio vedere, ecco, così è molto più facile la questione appunto riguardante il nostro speciale sul nostro sito www.orizzontescuola.it. Come potete vedere, appunto ci sono appunto tutte le scadenze.
parte quella che riguarda lo scioglimento appunto della riserva, e poi ci sarà quella che riguarda le graduatorie da cui si potranno ricevere le supplenze. Quindi è quello poi con le supplenze al 31 agosto e al 30 giugno. E poi appunto bisognerà presentare una domanda specifica, almeno in base alle nostre indicazioni si dovrebbe arrivare alla fine di luglio, primi di agosto, però appunto non si può escludere una data anche successiva. Il Ministero da questo punto di vista era stato molto chiaro, bisognava chiudere tutte le procedure entro Ferragosto, e invece probabilmente ci sarà qualche piccolo ritardo. Intanto è anche da capire quale sarà il contingente per le immissioni in ruolo. Si parla di 65.000 assunzioni da fare nel 2020 2023. Intanto appunto ci sono diverse colleghe che rispondono, quindi Simone dice: Roberta Vannini, le ho scritto su Messenger. C'è anche appunto Olga che le ha scritto in privato. Roberta, Io dico che vai. anche Francesca mi ha scritto, però purtroppo quando inserisco la password mi dà errore, quindi c'è qualcosa che non va. Veramente, ragazzi, ce la sto mettendo tutta, però se non mi mandate le credenziali giuste, perché la seconda persona a cui chiedo le credenziali, anche Gabriele è Albiani, però questa password, mi dice spero sia quella, però spero sia quella, non è quella. Ecco, quindi io veramente ce la sto mettendo tutta perché voglio darvi un aiuto, così come sta facendo Andrea. Però mi dovete dare la possibilità attraverso delle credenziali che mi facciano entrare, altrimenti diventa veramente, veramente complicato. Io provo un'altra volta Eccomi. con Francesca, vediamo un attimo se Francesca riesce a risolvere. Vai, vai. C'è una password molto complicata, Francesca, e molto. Vai. Ecco, appunto, poi ci sono altre soluzioni, Andrea, che probabilmente cercheremo di ingaggiare come aiutante. Dice appunto: potrebbe condividere il QR code a video e la collega autorizzare con app. Ecco, potrebbe essere anche questa una soluzione, però forse dal punto di vista della privacy non so fino a che punto, però intanto cerchiamo appunto di capire. Ecco, Roberta. Facciamo così, vediamo se ci riusciamo. Facciamo così, vediamo se ci riusciamo. Ok, allora condivido lo schermo. Ok, condividi. Entra con Speed, Post It. Vediamo chi è il fortunato che. Ecco qua. QR code, vediamo chi se riusciamo a prendere qualcuno che condivide il QR code. Vediamo. Mi è andato a scrivere Andrea, veramente, guarda. Qualcuno ci riesce? È bellissimo, è tutto ciò è bellissimo, Bellissimo, veramente. Cioè, no, no. è tutto ciò è bello. Ecco, ce Ecco, l'abbiamo fatta. non so chi è. Vittorio, vai! Vittorio, bravissimo Vittorio. Ok, GPS, istanza, scioglimento, riserva, abilitazione, specializzazione. Accedi, attenzione, vedete? Mi ha fatto entrare un'altra volta nella signora di prima, eppure vi assicuro che avevo tolto la cache, avevo tolto la avevo fatto avevo tolto la cronologia della richiesta, e quindi comunque non cancella tutto. Riproviamo, riproviamo. Ho tolto tutta la cronologia, quindi avete visto che anche stavolta non è sempre quello che si riesce, magari dopo. Allora, ci riproviamo. Mi ha fatto rientrare nella signora di prima, quella che avevo gestito precedentemente. Nonostante avessi tolto Avviare la. browser. Sì, ho cambiato. Ecco qua, Vittorio. Vado qui, c'è Vittorio. Vado in scioglimento, riserva, abilitazione, vai alla compilazione e mi trovo la signora di prima. Maria Rita Di Giovanni. Esco, chiudo, riproviamo. Vi assicuro che ho cancellato la cronologia, ho fatto tutto quello che dovevo fare. Quindi. E qui appunto alcuni ci dicono appunto è sicuramente un momento abbastanza particolare. Capiamo appunto
che qualche utente magari si stia un po', come dire, spazientendo. È chiaro che questa cosa è sicuramente il bello della diretta, quindi dobbiamo, scusate se mi ripeto ogni volta, vediamo se ce la facciamo. No, Forse è ce per la... persona, devo, non, ho Magari capito. prova a cambiare direttamente browser, Roberta, proprio. Che avevo cambiato, dovrei soltanto No, uscire. direttamente accedere con un altro browser, proprio Lo... magari con Chrome, con Opera, direttamente con un altro browser. Devo usarli tutti, vediamo un attimo, aspetta, O aspetta io. aprire anche, appunto, ci chiedono una finestra anonima, ecco, ci dice Saverio, magari potresti fare anche così. È bello Significa? perché appunto direttamente come senza cioè una finestra anonima direttamente, però credo che tu stai usando quale browser stai usando? Navigazione in incognito, ecco. Navigazione in incognito, non lo so fare. Ragazzi, scusate, Benissimo. Vabbè, non lo comunque faccio. Roberta, ci abbiamo provato, ci mancherebbe, su questo non ci sono dubbi, se non ce la puoi fare riusciamo anche ad andare avanti con altre. No, vedete come puoi fare, mi dispiace tantissimo non riuscire a esserti No, no, non ti d'aiuto con preoccupare, l'intervento. possiamo fare anche un ulteriore video solo su questo, non c'è problema, assolutamente, da questo punto di vista. Quindi cerchiamo comunque. Roberta, scusami, devi entrare e uscire direttamente nuovamente perché c'è il problema con l'audio. Quindi, per favore, così cerchiamo anche di, ecco, appunto, cerchiamo di portare a termine direttamente la trasmissione. Io vi ringrazio, cari utenti, perché stiamo facendo praticamente un tutorial passo dopo passo anche per quanto riguarda le procedure informatiche. Questo è sicuramente una diretta che passerà alla storia di Question Time. Vi ringrazio per l'attesa, per l'attenzione, vi ringrazio anche per la pazienza. Alcuni ovviamente magari si sono lamentati perché magari esprimiamo un po' di disagio, ma sicuramente abbiamo cercato e non è facile di fare una diretta per quanto riguarda questo scioglimento della riserva. Tre sicuramente sono state le parti. L'ultima, quella per quanto riguarda il concorso ordinario, ovviamente non ci siamo riusciti per il momento. Vedremo se alla fine della trasmissione cercheremo di farlo. Non è sicuramente, ecco, Nadia ci chiede se ci sarà una diretta per i laureati in scienze della formazione primaria. Possiamo sicuramente farlo nei prossimi giorni, non finirà così Question Time. Ecco, Elena ci chiede se il video si potrà rivedere. Sì, il video si potrà rivedere. Maria, ecco, appunto, ci chiede se faremo un video tutorial sul scioglimento del concorso. Cercheremo sicuramente di farlo. Se non ci riusciamo oggi, lo faremo sicuramente nei prossimi giorni. Il 12 sicuro c'è, martedì 12, un nuovo appuntamento. Roberta, Eccomi qua, allora. ho chiuso, ho spento il computer nel frattempo, facciamo così, Riproviamo. proviamo l'ultima chance, dopodiché veramente non sappiamo cosa fare. Dopodiché continuiamo con il nostro question time con molta serenità. Vai, vediamo se è sempre Vincenzo che prende il fiocco. Eccolo qua, vediamo chi è che ce la fa. No, controlla il Ecco. tuo smartphone, no, ok. Acconsento. Ok, Rosario De Marco. Ciao Rosario. Allora, Ce l'abbiamo fatta. Vale. Rosario De Marco, eccoci qua. Allora, accedi. Treviso. Avanti, avanti. Allora, in questo caso ci troviamo nella stessa condizione di prima. Quindi, scelta graduatoria di interesse, fascia e titolo di accesso. Scusami Roberta, scusami, specifica cosa stai facendo adesso, perché è quello che ci chiederanno, ecco. Stiamo facendo la domanda a Rosario che deve sciogliere la riserva perché ha effettuato un concorso e quindi deduco che ci sia anche la graduatoria del concorso pubblicata. Lui, da quello che vedo dalla domanda,
ha partecipato alla procedura concorsuale per la classe di concorso B011. Io non conosco Rosario, ok? Allora, come vedete, lui ha dichiarazione, lui entro il 31 maggio ha fatto una dichiarazione, come era prima di andare in... Rosario intanto ci ringrazia. È lui. Dichiarazione conseguimento abilitazione dopo il termine di presentazione domanda, ma entro il 20 luglio. Quindi dobbiamo cambiare la dicitura. Ce ne sono tre. Titolo abilitazione che ai sensi della normativa vigente costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso. Concorso ordinario antecedente al 2012, procedura straordinaria indetta con DD 510-2020 e successive modifiche, concorso ordinario 2020. Io ritengo che sia questa sicuramente la procedura a cui lui ha partecipato. Se Rosario ci mi dà conferma, io sono sicura che sia questa, perché poi l'altro è il titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente, con concorso di DG 2012 o 2016, o titolo di abilitazione conseguito all'estero. Io ritengo che sia questa la sua, se Rosario ci dà conferma. Allora, come ecco qua, procedura di abilitazione. Quindi, Rosario, se mi ci dice come, che cosa, quale procedura di Sì. Concorso abilitazione, penso di dire ordinario 2020, conferma. concorso. Concorso ordinario 2020. Data del conseguimento. Data del conseguimento. Dobbiamo Abbiamo. Mettiamoci, attendere. mettiamo 7 luglio 2022. Mi farebbe piacere fargli la domanda, dove l'ha fatto? Regione? No, purtroppo non c'è. Ecco, la data è appunto questa, 16. Ecco appunto, ma sono queste alcune indicazioni. Ecco, Lombardia è dove l'ha fatto. Regione Lombardia, istituzione presso cui è stato conseguito Credo il che titolo. l'abbia fatto 17 giugno, forse, intendeva? Forse 17 giugno è la data. Con che votazione? 16-20, 16-20. 16 su 20. Sì. Ok, modifica. Come vedete, qua non dobbiamo mettere niente, non si avvale degli 8 punti. Modifica. Ecco, ma scusami, Roberta, ma è USR Lombardia, non Regione Lombardia, forse? Scusatemi, questa è la regione Lombardia perché è regionale, USR Lombardia. Ok? È comunque è regionale il Sì, concorso. no, no, è giusto. Ufficio scolastico regionale della Lombardia, Ma quindi. sì, infatti, vediamo se il voto è 16 su 20. Ecco, aspettate perché su questo cerchiamo di capirlo, perché in effetti mi sembrava strano anche a me. Vediamo se Rosario ci dà delle indicazioni sul voto finale, perché in effetti è vero, potrebbe essere sbagliato, sì, infatti. Non lo so perché non dovevo vedere qualche graduatoria. Aspettate un attimo, nel frattempo vedo anche qualche graduatoria così mi rendo conto. Sì, infatti. Allora, Perché la questo base, appunto, è come ci dicono i colleghi, è su 250, quindi è giusto. la base su 250, quindi il collega qualche valutazione ha avuto? Aspettate che vedo qualche concorso, procede concorso. Infatti no, questo è importante, quindi è giusto chiarirlo così lo facciamo preciso. Ecco, la votazione è 159,25 su 250. Allora, quindi abbiamo detto 159,25 su 250. Però non me lo dà il decimale. 25. 159. Il sistema automaticamente, come vedete, me lo Non si mette rapporta. infatti la virgola. Non si mette la virgola, 64 su 100, ok? 159 su 250, il sistema in automatico ti mette 64 su 100. Ripeto, ribadisco, Ecco,
Non Ecco, metterete però qui. io ti faccio una domanda, Roberta, che su questo è molto importante. La data che si deve inserire, appunto, è quella della pubblicazione della graduatoria o la... Pubblicazione della graduatoria, era qui il problema che ti ho rappresentato prima. Il problema che ti ho rappresentato prima è perché se non pubblicano le graduatorie, queste persone non si possono far valere questa abilitazione conseguita con il Il, concorso. lo schermo lo puoi ricondividere? O sei uscita? No, aspetta. Allora, scusatemi qui. Allora, qui veramente c'è stata una situazione abbastanza complessa che ci ha messo a dura prova, sia a me che a Andrea, perché questa di queste cose così. Allora, quindi cosa abbiamo fatto? Titolo d'abilitazione, quindi qual è il titolo di abilitazione? Quindi ho fleggato questa prima parte, ho messo procedura di abilitazione concorso ordinario 2020, o facciamo riferimento al decreto attraverso il quale è stato bandito questo concorso, data del conseguimento, a questo punto inserire la data della pubblicazione della graduatoria, perché ripeto, 23 giugno, dice Rosario. perché 2022, perché c'è una FAQ che è la FAQ del 44. 40-44, aspettate che ve lo dico con certezza, che me la sono segnata, FAQ 44 del Ministero, che dice che io posso farmi valere questa abilitazione conseguita attraverso il concorso solamente nel momento in cui verrà pubblicata la graduatoria. Quindi nel caso di Rosario, 23 giugno 2022, con che votazione? La votazione, la base era su 250, la votazione senza decimali è 159, quindi 159 su 250, il sistema in automatico mi dà come votazione rapportata a centesimi 64 su 100, quindi non devo fleggare questa dicitura, vado a modifica, vado indietro e vado in ultra. Conferma e Rosario si troverà nella sua mail una reply che le dirà, che gli dirà: guarda, abbiamo ricevuto la tua richiesta. La troverà Ecco, anche io. c'era scritto appunto che da 0,50, lo vedevo appunto nello schermo, che da 0,50 pari o superiore a 0,50 si arrotonda per eccesso. Quindi questo è importante, fosse stato. Siccome lui era 25, non si è arrotondato per eccesso. Ecco, questa è la Infatti si situazione. arrotondava per difetto. Ecco, infatti Giovanni ci dice che i centesimi della votazione poi sono presi con il punto invece che con la virgola. Ecco, appunto, questo è anche un'altra questione, quindi sul sistema bisognerà capire. Allora, Roberta, facciamo un attimo, come dire, come possiamo dire, un riassunto finale. Allora, che cosa abbiamo fatto oggi? Quindi facciamo un riepilogo finale. E poi andiamo in conclusione perché già abbiamo sforato. Vi ricordo comunque che nei prossimi giorni faremo dei question time classici, quindi domande e risposta proprio su questo scioglimento della riserva. Quindi non abbiate paura, questo è solamente un assaggio. Abbiamo fatto la domanda passo dopo passo. Allora, Allora, Roberta, vai. abbiamo capito una cosa, che la prossima volta, se ci dovessimo trovare di nuovo a fare una cosa del genere, troviamo qualche ascoltatore di Orizzonte Scuola che ci darà le credenziali in modo da avere tutte, perché io sono riuscita a trovare soltanto quelle Ah, ma tre. ci mancherebbe, Roberto, assolutamente, nessun problema. No, ma è importante anche perché questa è una cosa molto importante e mi fa piacere aiutare le persone, aiutarle bene. Quindi, vabbè, ci siamo trovati in questa condizione oggi, ma abbiamo cercato di sopperire Nessun problema. difficoltà. Riepiloghiamo, per favore, Roberto. Allora, primo, non tutti devono fare queste procedure. Chi è che deve fare questa procedura? Uno,
tutti coloro che sono in GAE e che nel frattempo hanno acquisito un titolo di sostegno che avevano inserito con riserva, hanno acquisito questo titolo entro il 15 luglio e quindi hanno tempo fino al 16 luglio per poter sciogliere la riserva e dire al sistema che hanno effettivamente acquisito questo titolo di specializzazione su sostegno. Poi abbiamo altre persone che invece sono, per esempio, in GPS, anche loro hanno acquisito nel frattempo il titolo di specializzazione su sostegno entro il 20 luglio e hanno tempo fino al 21 luglio per poter sciogliere la riserva e quindi entrare in prima fascia pre noiure, oppure quelli che avevano inserito un titolo di servizio che andava oltre il 31 maggio, in quanto il servizio che avevano acquisito fino al 31 maggio non gli dava la possibilità di avere, per esempio, 12 punti o anche 8 punti, quindi hanno inserito un servizio che andava dopo il 31 e possono sciogliere la riserva, cioè dire confermare che effettivamente hanno prestato servizio fino all'8 giugno, fino al 30, fino a dopo il 31 maggio. E poi abbiamo tutti coloro che hanno acquisito l'abilitazione, quindi quelli che o hanno frequentato e si sono laureati con la laurea della scienza della formazione primaria, quindi infanzia e primaria, oppure hanno acquisito l'abilitazione attraverso il concorso. In questo caso, per queste persone che hanno in effetti già conseguito, hanno già fatto sia lo scritto che l'orale del concorso, ricordo che occorre che sia stata pubblicata la graduatoria. Infatti, dicevo, in Campania, personalmente come segretaria regionale della Campania, ho chiesto all'ufficio scolastico di affrettarsi a pubblicare tutte le graduatorie per le quali sono finite le procedure, quindi si è fatta sia la prova scritta che la prova orale, e in modo da poter sciogliere la riserva, perché altrimenti queste persone non si ritroveranno in prima fascia e se non sono state abbastanza previdenti e quindi non si sono inseriti anche in seconda fascia, rimarranno fuori da tutte le procedure, sia dalla prima fascia perché non hanno pubblicato la graduatoria, sia dalla seconda fascia perché non l'hanno inserita. Ripeto, mi dispiace che non avevamo queste credenziali per il concorso, abbiamo cercato di trovarle, di recuperarle per essere pragmatici. Spero di essere stata utile in qualche modo. Ecco, Roberta, prima di chiudere, cerchiamo di rispondere a Samantha. Ecco, quindi non bisogna fare nessuna selezione se abbiamo conseguito l'abilitazione attraverso il concorso? Se non c'è la dicitura concorso, no, perché quella è molto semplice, molto intuitivo. Il sistema vi dà la possibilità, c'è una scaletta, nel caso della di specie che abbiamo fatto vedere, che era Annarita, che aveva il titolo di specializzazione sul sostegno, l'unica possibilità era il DM 249. Così come nel caso di Rosario, mi pare, nel caso di Rosario erano tre le possibilità. Quella che era riferita alla sua situazione era la prima. Quindi se non abbiamo nessuna, non rientriamo in nessuna delle diciture che troviamo a sistema, dovremmo mettere nessuna selezione. Benissimo, allora io a questo punto con questa domanda concluderei questo video tutorial. Grazie Roberta, siamo Grazie a riusciti a voi. portare a casa un risultato. Grazie davvero, no, ma assolutamente non ci sono problemi. Abbiamo cercato appunto per la questione del concorso di aiutare i nostri utenti, l'abbiamo fatto in diretta, ma non mancheranno nei prossimi giorni approfondimenti. Quindi su questo non ci sono dubbi, già nei prossimi giorni, già da domani, ma comunque soprattutto la prossima settimana cercheremo di aiutare i nostri utenti in questa operazione. Andrea, quello che posso dire,
evitiamo di fare, l'ho detto già l'altra volta, evitiamo di fare queste procedure nei primi giorni. Perché, ti ripeto, lo ripeto anche adesso perché magari qualcuno si è connesso solo dopo. Per esempio, noi abbiamo fatto una richiesta all'ufficio, all'amministrazione, in quanto per quando quelli che sono laureati in scienze della formazione primaria, nonostante ci fosse una FAC, la FAC 46, che diceva che avrebbero potuto inserire l'acquisizione anche dell'abilitazione del poter insegnare inglese nella scuola primaria, al momento questa possibilità non c'è. Non so se lo hanno modificato nel frattempo, noi l'abbiamo richiesto. Quindi non vi affrettate perché queste procedure, questi meccanismi, e ve l'ho dimostrato perché nonostante la cancellazione della cronologia, comunque mi faceva entrare nella pagina della collega di prima, ci sono sempre un po' di problemi. Questi sono meccanismi informatici che vanno ottimizzati. Io faccio in bocca al lupo a tutti, mi auguro che queste persone che hanno partecipato a questo webinar avranno presto un incarico, magari attraverso una della procedura di quelle benedette 150 preferenze che stiamo tutti quanti aspettando con trepidazione. Spero che non sia. Io aspetto con trepidazione il prossimo video tutorial, quindi su quello ci organizziamo. Quindi dai. Com'è? Un saluto a tutti, Andrea, e a te. E, bene. Ci vediamo allora prossimamente. Grazie mille Roberta, grazie per la professionalità e per la chiarezza che hai dimostrato anche nel superare piccoli imprevisti della diretta. Grazie davvero, a presto. Ritorniamo a schermo intero. Allora, noi abbiamo trasmesso questo video tutorial dedicato alle graduatorie per le supplenze. Abbiamo cercato di fare un po' il punto sulla situazione. Mi scuso se abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico. Abbiamo un po' di diciamo, pericoli da superare, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo cercato quindi di darvi alcune indicazioni in merito allo scioglimento della riserva. Non abbiamo potuto fare tutto perché è una procedura molto complessa e particolare, perché riguarda casi molto diversi. Per tutti gli approfondimenti, comunque ci sarà il nostro sito, ci saranno nuovi question time la prossima settimana. Inizieremo martedì prossimo alle 12, martedì 12 luglio alle 14:30. Con noi ci sarà Chiara Cozzetto di ANIEF. Quindi restate collegati perché il 12 daremo ulteriori indicazioni in merito allo scioglimento della riserva. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do l'appuntamento dunque ai prossimi speciali di Question Time. Grazie e a presto.